medico pediatra e esperto di epigenetica e biologia che lavora per il centro SRI di Bruxelles, l'Istituto Europeo di Ricerca sul Campo e l'Ambiente. E Maurizio De Matteis invece è giornalista e ricercatore e autore di Inverno Liquido, quindi lascerei subito la parola a loro. Bene, si sente bene l'audio? Perché poco fa rimbombava un po', lo tengo un po' più lontano. Allora, prima di tutto grazie per averci invitato a questo incontro. Avremmo molte cose da dire anche su quello che è stato appena detto. Siamo, penso, all'inizio di una fase repressiva che dobbiamo non soltanto temere, ma direi prima di tutto decifrare, capire dove vuole arrivare questo sistema di repressione e di controllo. E infatti non so se notate che ho messo giù in basso l'occhio di Mordor, che sembra qualcosa di favolistico, ma non è favolistico. Cioè io credo che quello che sta succedendo, che noi chiamiamo antropocene, che oggi io sono chiamato a definire in termini così un po' divulgativi, chiari, per quello che normalmente viene inteso, ma l'antropocene non è solo questo. Io accennerò al fatto che l'antropocene è un'epoca della storia dell'uomo, del pianeta Terra, totalmente inedita, quindi qualcosa di veramente epocale. 4 miliardi di anni di evoluzione biologica sul pianeta Terra, da alcuni anni una parte dell'umanità, esagerando, voglio dire esagerando fino a un certo punto, un piccolo gruppo di tecnici e di psicopatici ha deciso di mettere sotto controllo la specie umana, ha deciso di utilizzare delle tecnologie potentissime, le biotecnologie genetiche, le nanotecnologie e l'intelligenza artificiale, letteralmente per mettere sotto controllo l'uomo e per trasformarlo. Sapete che ormai si parla di transumanesimo. Quindi io parlerò in senso molto generico. Non possiamo entrare in tutti questi dettagli, però vi darò alcune definizioni, quelle più classiche, poi vi tocco essenzialmente due punti. Uno, quello delle emergenze biologiche. Abbiamo già vissuto 2 anni di una pandemia quantomeno strana e dobbiamo cercare, per quello che è possibile oggi, di toccare alcuni aspetti di questo dramma che abbiamo vissuto e che probabilmente è solo un episodio di qualcosa di più grande. Poi accennerò nelle ultime diapositive, che però sono le più importanti, che cosa veramente significa intelligenza artificiale, perché come sapete è un insieme di tecnologie che hanno degli aspetti veramente inquietanti, che potrebbero trasformare una parte di noi, nella misura in cui siamo più o meno disponibili o costretti a farlo, in entità diverse da quello che siamo stati sul piano dell'evoluzione biologica naturale. Quindi capite che è una cosa piuttosto importante, tanto più che questo esperimento si sta allargando e sta cominciando a interessare i nostri bambini. Non so se sapete che c'è un grande investimento nelle scuole del nord del pianeta sull'intelligenza artificiale, apparentemente, o almeno viene definita così, come un insieme di tecnologie che possono potenziare le capacità cognitive e mnemoniche dei bambini. Invece, sempre più chiaramente, sono anche e soprattutto tecnologie che possono letteralmente trasformare quello che sono le reti neurali del bambino, cioè l'orientamento di milioni, di decine, di centinaia di milioni di bambini nel mondo apparentemente naturale, in realtà virtuale in cui vivremo nei prossimi anni. Quindi capite, è una cosa veramente impressionante. E del resto, e non è oggi la giornata per affrontare questo tema, già le prime avvisaglie
di un dramma epocale che concerne bambini e adolescenti ce l'abbiamo. Non so se sapete che c'è un aumento dei disturbi del neurosviluppo, in particolare quelli più gravi, che sono i disturbi di spettro autistico, i disturbi dell'adolescenza, essenzialmente i disturbi del comportamento alimentare, disturbi di personalità antisociale e altro tipo di disturbi che non stiamo qui a definire, che per la prima volta nella storia della psichiatria non interessano singoli ragazzi, ma l'intera generazione. Cioè stanno dilagando questi disturbi dei più giovani, perché evidentemente c'è qualcosa che sta condizionando lo sviluppo delle reti neurali. Capite che è una cosa molto grossa e in parte è probabile, è possibile che non si stia facendo nulla per evitarlo, anzi, in qualche modo, possa far parte di un programma più generale. Quindi capite che vi sto inquadrando l'antropocene in modo un po' diverso da come normalmente vi può arrivare come definizioni alla televisione. Però torno un attimo indietro e vi do una serie di definizioni. La prima fondamentale è questa. Qualche anno fa, una cinquantina d'anni fa, un grande scienziato che è Carl Sagan aveva cercato di definire il ruolo dell'uomo sul pianeta Terra dando le dimensioni in scala. E cioè, ve lo dico proprio in maniera rapidissima, guardate la figura, è molto evocativa. 4 miliardi di anni di evoluzione biologica sul pianeta Terra, quando arriva, se questi 4 miliardi di anni sul pianeta Terra e 15 miliardi di anni di evoluzione cosmica fossero definiti in termini di un tempo molto ristretto come un anno cosmico, quando arriva Homo sapiens, chiamiamolo ancora così, negli ultimi secondi, cioè alle ore 23:59:59 del 31 di dicembre. Ora, in questi pochi secondi, Homo sapiens ha trasformato tutti gli equilibri dell'ecosfera, ha trasformato di fatto tutti gli equilibri omeostatici del pianeta e per di più ha messo in campo, ma nell'ultimo millisecondo potremmo dire, con la rivoluzione industriale e poi con la rivoluzione informatica, una serie di strumenti che possono letteralmente trasformare l'evoluzione stessa, in particolare l'evoluzione dell'uomo. Viene in mente, a me almeno personalmente, l'apprendista stregone. Non so se avete presente anche la favoletta raccontata di Walt Disney, cioè quando qualcuno ha in mano un potere immenso e non sa controllarlo, ecco qual è il rischio a cui ci troviamo di fronte. Allora, di fronte a questo, vedete che ho messo sulla cosiddetta torre di Babele, che rappresenta la sfida dell'intelligenza portato all'estremo, ancora una volta lo sono abbastanza chiaro, cioè qual è il problema? Il problema è che non esiste informazione sufficiente su quello che è un problema immenso, cioè quali sono gli strumenti che si stanno utilizzando per trasformare la vita di 7 miliardi di esseri umani, ma al contempo del, diciamo, 97% della biosfera. Cioè, non so se sapete, lo vedremo tra poco, che mentre per milioni di anni gli animali hanno avuto la loro esistenza, oggi 65% dei mammiferi sono chiusi negli allevamenti intensivi. 33% di altri mammiferi, che sono gli uomini, sono chiusi in allevamenti intensivi. Quanti sono gli animali liberi sul pianeta Terra? Il 4%. Questo è un esempio per farvi capire quello che sta succedendo, ma è in questi termini, dati alla mano, che dobbiamo parlare di antropocene. Ora io qui vado rapidamente, questo era il primo congresso mondiale di bioetica a Madrid qualche anno fa, io avevo presentato questi dati, avevo cercato di parlare di un aspetto, dico cercato perché non è stato facile in quell'ambito, comunque di un aspetto che è apparentemente secondario e comunque trascurato, e cioè gli effetti biologici dell'antropocene. Perché voi sentite, e ne sentirete sicuramente parlare molto bene dal collega, quello che è il grande tema del cambiamento climatico, uno degli aspetti sicuramente non secondari, ma per esempio di quello che sta succedendo nella biosfera non se ne parla,
L'ecosistema microbico e virale, cioè quello che è, non so se sapete, il 70% della vita sulla Terra, sono microrganismi e virus, non c'è da stupirsi se poi succedono guai, visto che è completamente alterato anche dall'uso di biotecnologie pericolose. Allora, tutto questo, vedete questa spirale, vedete l'arrivo di Homo sapiens quando è, se voi guardate su in alto, per esempio, vedete i dinosauri, per vedere in scala cosa significa l'evoluzione della vita, vedete l'arrivo di Homo sapiens, lo riconoscete quando arriva, e lì seduto proprio in fondo, noi siamo arrivati in quel momento finale. Se voi fate, immaginate la biosfera come una grande sfera formata da miliardi di specie di esseri viventi, noi siamo quello in realtà. Noi siamo un punto microscopico sulla carta, in realtà noi stiamo dominando tutto e trasformando tutto. Ora, questa sorta di follia fa sì che non ci rendiamo conto che quello che noi siamo in realtà sul piano biologico, siamo un primate, vedete questi cinque primati? Questi hanno il 98,9% di DNA identico. Quindi fino a poco tempo fa eravamo sugli alberi, saltavamo, mangiavamo frutti. Quei due che vedete lì, insomma, lo dimostrano di essere molto vicini, diciamo, da tanti punti di vista. Geneticamente sono quasi uguali. Che cosa è successo recentemente? È sul piano biologico che è cambiato tutto. Beh, per esempio, una cosa di cui si parla poco è che c'è un vero e proprio fallout chimico in tutti i comparti dell'ecosfera, per cui una quantità enorme, almeno 100.000 molecole di sintesi potenzialmente neurotossiche, sono diffuse in tutte le catene alimentari, attraversano la placenta e arrivano al feto. Vi sto dando tutti i dati di letteratura scientifica. Io da una quindicina d'anni collaboro con questo istituto di ricerca di Bruxelles, ma mi sono occupato di ricerca in questo ambito, la parola tecnica è epigenetica, io mi occupo di questo sul piano professionale. L'epigenetica è un modo di studiare non il DNA per come ce lo insegnano a scuola, che non esiste. Il DNA non è la molecolina reale che determina la formazione degli organismi. Il DNA è solo un database all'interno di un sistema estremamente complesso in cui la parte viva si chiama epigenoma ed è una sorta di software che viene continuamente, diciamo, trasformato dall'ambiente in cui viviamo. Capite che se cambiamo continuamente l'ambiente, dove l'ambiente sono ovviamente tutte le interferenze che possiamo anche creare se vogliamo, e faccio l'esempio più semplice, guardate i campi elettromagnetici, non ci sono campi elettromagnetici sul pianeta Terra, nelle città dell'uomo, fino a pochi decenni di anni, fino a pochi decenni fa. Ora, esempio, è un esempio banale, i campi elettromagnetici endogeni sono quelli che permettono alle cellule, quando si muovono, per esempio migrando nel sistema nervoso centrale all'inizio della vita, a prendere posizione. Immaginate cosa significa sparare campi elettromagnetici da tutte le parti, per esempio la loro interferenza su quelle creature che si stanno formando. Vi sto facendo alcuni esempi, ma è per darvi il quadro. Non ne sentirete parlare molto di tutto questo, non sentirete parlare del fatto che stanno aumentando tutte le patologie persistenti e croniche, degenerative, infiammatorie e tumorali, e vi si dice è il DNA che sbaglia. Ragazzi, il DNA ha 4 miliardi di anni, non sbaglia, non è il DNA che sbaglia, è che stiamo inducendo il software del DNA a programmarsi in maniera non corretta. Chiaramente significa produrre malattie, costruire una situazione totalmente diversa anche sul piano biologico. Allora, se siamo d'accordo sul fatto che bisogna almeno cominciare a studiarlo tutto questo, la parola antropocene è stata come tale utilizzata per la prima volta un risultato importante perché ha fatto capire che cosa può succedere qualora partissero altri virus di questo tipo. Una sorta di selezione artificiale della specie, per esempio. L'altro aspetto clamoroso è quello di cui vi accennavo prima, la condizione degli allevamenti intensivi. La condizione degli allevamenti intensivi di cui vi parlavo è che la gran parte degli animali vivono in situazioni tali per cui il loro sistema immunocompetente non può funzionare.
e per cui sono diventati dei serbatoi di virus e batteri che non dovrebbero essere lì. Allora, tutto questo può far sì che questo tipo di situazioni, come quella che abbiamo visto negli ultimi 2-3 anni, con una condizione di infiammazione rapidissima di tessuti e organi in una piccola quantità della popolazione, non torni a manifestarsi? È chiaro che questo tipo di situazione, per esempio, è legata a una condizione che immagino tutti conosciate, per esempio la pianura padana è una delle tre aree d'Europa con più alto grado di inquinamento atmosferico invisibile. L'inquinamento atmosferico invisibile significa che nelle città della pianura padana è pieno di particolato ultrafine. Il particolato ultrafine si è formato negli ultimi decenni, non si elimina facilmente perché, a differenza del particolato grossolano, di fatto rimane in atmosfera e nell'atmosfera delle città per mesi. Allora, che cos'è il particolato ultrafine? Qui vado per sommi capi. Prima di tutto vi faccio vedere come noi lo sappiamo, questa è una mia slide di 20 anni fa, 2002, lo sappiamo da 20 anni che stava crescendo al punto tale che in alcuni paesi era diventata una vera e propria invasione di particolato ultrafine. Ma per farvi capire di che cosa stiamo parlando, questo è un capello, questo è antropoceno. L'antropoceno in realtà non è quello di cui parlano alcuni esperti in televisione, è il dilagare in tutte le città del nord del mondo di quello che noi chiamiamo particolato ultrafine, che se vogliamo capire che cos'è, quello è un capello, lo vedete, lì è un granello di sabbia accanto al capello. Vedete le palline azzurre, quello è il PM10, non è il particolato ultrafine. Se voi andate a ingrandire il PM10, vedete il 2,5, che sono quelle palline rosse. Ve lo immaginate cos'è lo 0,1, che significa 25 volte di diametro minore di quelle palline rosse che vedete lì. Perché è importante? Perché permane per mesi o per anni nelle città, entra attraverso i bronchioli, passa nel circuito, diciamo nel circolo sanguigno, passa la barriera ematocerebrale, passa a livello di placenta nel feto, passa la membrana plasmatica e passa la membrana nucleare, quindi va sul genoma. Questo non è mai esistito se non dopo alcune eruzioni vulcaniche nella storia dell'umanità. Questo è antropoceno. Allora, è una trappola che è stata costruita, questi sono gli alveoli, quello che vedete è il particolato ultrafine, passa in circolo, gira, ve le guardate con calma, questi sono i globuli bianchi dei nostri bambini. Ora, una civiltà che tutto questo ha pubblicato, questo è il New England Journal of Medicine, quindi sono i più importanti giornali di medicina del mondo, ormai dal 2004 mi pare, se ricordo, 2006 questo articolo, insomma quegli anni là, quindi ormai da 15 anni, di fronte a questo avrebbe dovuto fare immediatamente quantomeno un grande movimento in cui biologi, medici, eccetera, epidemiologi avrebbero dovuto fare qualcosa per evitare questo. Ebbene, non si è fatto nulla. Ecco, ultimo passaggio, il particolato ultrafine passa attraverso il nervo olfattivo ed entra nel sistema nervoso centrale, in particolare nel cervello. E qui mi fermo. Allora, detto questo, che sono gli effetti sulla nostra salute, il passaggio alla placenta fa sì che oltretutto potrebbe crearsi un problema nel feto, tutto questo può spiegare quello che sta succedendo, che sono le grandi epidemie di malattie croniche, ma può spiegare come mai quello che è successo in questi 2 anni ha avuto quel tipo di ricaduta. E si collega all'altro aspetto per cui gli ecosistemi microbici in questo tipo di luoghi, vedete ancora una volta, per esempio il wet market del sud-est asiatico, vedete un po' le megalopoli, vedete tutte queste aree qua, sono ormai diventate dei luoghi in cui la natura non esiste più. E questo è quel dato che vi ho detto 20 minuti fa, e cioè se voi andate a vedere il 96% dei mammiferi, vedete la figura lì, 60% mammiferi, 36% uomo, il 4% sono ancora quelli che vivono liberi nel pianeta. Allora, in una situazione come questa, o si risolve, ovvero è inutile che andiamo a parlare o in televisione o nelle istituzioni e poi magari dire guardate che abbiamo ogni anno, questi sono gli allarmi epidemici in giro per il mondo da 20 anni a questa parte, ovunque,
E soprattutto parlare del fatto che a un certo punto per sfiga viene fuori il coronavirus e fa quello che fa, c'entra nulla, noi lo sapevamo, questi sono articoli dei primi anni del secolo in cui dicevamo guardate che prima o poi parte, o parte un coronavirus, vedete questi articoli, vedete non sono giornali scientifici, vedete che c'è Time, ogni anno veniva fuori con la SARS, con la viaria. E poi tutti a dire, vabbè, sono tutte cose inventate, vi ricordate? E in questi due anni quanti sono i virologi che andavano in televisione? Uno diceva, è un dramma epocale, l'altro diceva, non esiste, è peggio il vaccino. La verità è in mezzo, e cioè che la gestione è stata pessima, ma che il rischio è enorme. Ed è il rischio ancora maggiore che per il coronavirus, e qui ve l'accenno soltanto, questi sono i laboratori di biotecnologie, questi sono gli articoli che vi lascio, che sono tutti vedere facilmente online, questi sono gli allevamenti europei in cui abbiamo trovato negli ultimi mesi l'H5N1, che è il virus della piaga. E questi non voglio esagerare, ma insomma di strategia politica. L'ultimo passaggio tra questi scenari abbastanza problematici sul piano biologico è quello che vi dicevo dell'intelligenza artificiale. Se volete digitate su internet il nome di questo personaggio, Harari, che è diventato famoso perché ha scritto 2-3 bestseller illeggibili, letteralmente illeggibili, è spazzatura, però ha pubblicato questi libri, ha venduto milioni di copie perché così funziona il sistema dei mass media. Questo signore è un delirante, veramente delirante, il quale sostiene che l'umanità del futuro deve diventare cyber, deve inserire nel cervello una serie di dispositivi perché noi siamo destinati a diventare superiori a quello che l'uomo è stato finora. Cioè l'uomo è stato o creato, si è formato in un certo modo e finalmente abbiamo la tecnologia per farlo diventare qualcosa di più. E voi dite, vabbè, magari è un povero pazzo, no, lui è il consulente del WEF, del Forum Economico Mondiale, principale consulente di un personaggio che comunque gestisce o dirige tutta una serie di istituzioni internazionali. Ora, dove vogliono arrivare questi signori con l'intelligenza artificiale? E vi assicuro che sta entrando nelle scuole in maniera pesante. E quali potenzialità ha questo tipo di tecnologia? Beh, prima di tutto il discorso del cosiddetto Internet delle cose legato alla rete 5G di cui avete già sentito parlare, ma stanno già programmando la rete 6G che potrebbe permettere il cosiddetto Internet of Bodies, cioè i corpi collegati a Internet. Ora dite, è fantascienza, questo lo faranno tra 100 anni. No, non si può vedere bene qui questo filmato, lo vedete solo così un attimo, poi ve lo guardate con calma perché c'è il sonoro che non vi arriva, in cui si vede che ci sono già decine di migliaia di persone in Europa che si sono fatti inserire questi dispositivi sotto cute, e sono dispositivi che apparentemente servono perché le loro ditte gli hanno consigliati di farlo con premi di carriera a livello per ora sperimentale, e questi giovani operatori di queste ditte li usano perché praticamente entrano in ufficio, adesso vedrete del filmato, semplicemente mettendo la mano in un certo modo viene riconosciuto. Nel dispositivo puoi mettere una marea di dati, per esempio i vostri dati di salute, in modo tale che un domani possano farvi diagnosi a distanza. Questi sono i dati positivi di queste invenzioni. In realtà potete immaginare bene le potenzialità di controllo spaventoso che questo tipo di tecnologie ha. Allora, qual è il discorso che voi sentirete nel sonoro? Che questi non si rendono conto. Dico, ma guardate, ci ha semplificato la vita, io non ho più bisogno neanche di portare chiavi in tasca. Cioè, utili idioti, se vogliamo, perché non si rendono conto di quello che sta succedendo e di quello che questo significa. Cioè, che nel giro di pochi anni una buona parte dell'umanità sarà così, controllabile, e chiaramente è inutile che poi ci lamentiamo, perché al momento in cui qualcuno cercherà, speriamo appunto di non arrivare a questo, siamo qui per questo, di
rifiutare questa cosa non lo può fare da singolo e neanche da piccolo gruppo. Cioè o si crea un movimento consapevole che questi sono i veri rischi e che non bastano più le modalità un po' arcaiche di considerare il potere come nelle mani, dico, qualcuno parla di capitaloscene anziché di antropocene. Io direi che il capitaloscene è solo una tappa di questo, ed è finito. Adesso siamo al tecnocratocene, a qualcosa che ha a che vedere molto più col transumanesimo. Quindi non basta fare un discorso di lotta politica tradizionale. È una lotta culturale e di informazione che deve girare a tutti i livelli, per esempio soprattutto scuole, perché o si aiuta gli insegnanti a capire quello che sta succedendo là dentro, ovvero non ne veniamo fuori. Io praticamente ho finito, vi faccio vedere queste due immagini quasi grottesche in cui ormai si parla di una nuova religione, leggete queste, se non è follia questo, per cui ormai bisogna pensare che Cristo è venuto per salvare oltre agli uomini anche i robot. A voi sembra una battuta forse, guardate che c'è tutto un movimento negli Stati Uniti in cui di fatto i metodisti e altre religioni parlano ormai in questi termini, che il transumanesimo è assolutamente in linea col Vangelo, se noi leggiamo il Vangelo in maniera più profonda, e che bisogna anche pensare che non è detto che i cyborg non possano sviluppare un'anima, dipende dalla nostra tecnologia. E quello ha ragione gli Amish, è l'unica possibilità che abbiamo. Adesso, al di là di tutto questo, negli Stati Uniti è veramente così, e gli Stati Uniti è la realtà che si trova sempre 20 anni avanti a noi, più nel male che nel bene, ma insomma questa passatela è poco più che una battuta. Mi fermo qui, vi ho fatto un elenco di quello che sono i problemi che dobbiamo conoscere, riconoscere, e dibattere appena possibile per capire come possiamo inserirci in questo grande movimento di resistenza che in parte c'è e che in parte dobbiamo anche cercare di inventare in questo paese. Grazie mille, e passo la parola a Maurizio De Matteis. Grazie. Innanzitutto grazie alla Scatasuna, che è un presidio culturale importantissimo della città, che da anni comunque porta avanti delle iniziative interessanti, e grazie a voi di essere qui. Io stasera volevo presentarvi questo lavoro, questo libro Inverno Liquido, che è costato circa 2 anni e mezzo di lavoro mio e del mio collega Michele Nardelli, che vi saluta, lui è trentino, non poteva essere qua stasera, e insieme abbiamo cercato di fare un reportage, un lungo reportage di tutte le Alpi, tutto l'Appennino, nelle aree interne montane italiane, per andare un po' a vedere una crisi che si inserisce in queste crisi più globali, una crisi più puntuale, dettata da una serie di punti che adesso vi spiegherò, che stanno attraversando tante comunità montane che hanno la loro economia basata principalmente sulla sciva di scelta, quindi sugli impianti di risalita. Noi siamo partiti dalla consapevolezza che siamo in un momento storico di passaggio molto critico, e cioè quella della fine. Noi abbiamo detto, anzi, Aldo Bonomi, che firma l'introduzione a questo nostro libro, che è un sociologo che da anni studia i fenomeni nelle comunità montane, dice che siamo alla fine del fordismo alpino, dove per fordismo alpino si intende un sistema economico di tipo fordista, che in qualche modo ha portato un po' la città di montagna, cioè ha portato questa idea della crescita infinita e comunque di un sistema che in qualche modo deve crescere attraverso un wasir, poi un'attività turistica di piacere in montagna, e che è andata ad appoggiarsi in realtà dove la cultura che esisteva prima non c'era più. Ci racconta Luca Lovelli, il nostro piemontese, che ha raccontato nel mondo dei miti di questa fine di una cultura alpina che ancora 60 anni fa,
80 anni fa esisteva nelle nostre valli, è stata in qualche modo travolta dal vento del progresso, no? L'Angelus Novus che arrivava e in qualche modo spazzava via quello che c'era prima. E lui si raccontava di questa valanga romana che scendeva a valle verso la Michelin, verso la Fiat, verso altre realtà di pianura, abbandonando quello che era uno stile di vita duro, certo, perché si andava in cerca di uno stile di vita, diciamo, meno difficile, meno di patimenti, però in qualche modo una cultura veniva meno. E come ci spiega l'antropologo Vito Tetti, calabrese, vuoto per pieno, cioè dove si creano dei vuoti, è più facile che si possa riempire con dei nuovi tipi di cultura, che però a volte non sempre riescono ad aderire a quella che è la realtà locale. In questo caso oggi vediamo che questo fordismo alpino qualche problema l'ha creato. Intendiamoci, non è da buttare via in toto, nel senso che in alcuni luoghi ha portato anche una sorta di benessere economico. Dal punto di vista ambientale direi che non è stato un grande affare. Questi ultimi 60 anni in cui appunto si è spinto molto questo modello economico. Dal punto di vista economico ha portato del benessere in alcune valli, con tutti i problemi connessi, ha mantenuto una serie di servizi, ha mantenuto vissuti quei territori, questo è innegabile, non possiamo negarlo, non ci farà piacere, però ad esempio la Valle di Susa, con le sue due strade, l'autostrada, la ferrovia, e adesso forse vogliono fare anche un'alta velocità che secondo me non riusciamo mai a fare, meno male forse, però è una valle dove si vive meglio che in altre, dal punto di vista dei servizi, del collegamento, con tutti i problemi connessi. Abbiamo iniziato questo lavoro più di 2 anni fa perché eravamo consapevoli che c'erano 3 fenomeni, come dicevo, che stavano in qualche modo convergendo su questo modello economico delle stazioni sciistiche. Il primo è il cambiamento climatico, di cui accennavi anche tu prima, e questa è una trasformazione grossa che mette immediatamente in crisi questo mercato. Perché? Perché non esiste più la materia prima, o meglio, diventa più rara, e la neve, l'oro bianco, quello che ha fatto la fortuna di questi luoghi. Per cui le stagioni, quando io ero ragazzo, duravano 4 mesi e mezzo, adesso siamo a 3, e a volte neanche, perché quest'anno, ad esempio, c'è stata penuria di acqua, di neve, e quindi, come dire, un modello economico che in qualche modo deve sparare tutte le sue cartucce in un periodo sempre più breve, in crisi, e infatti non è in crisi. L'altro è la crisi economica, cioè, o meglio, qui quella che è l'effetto della crisi economica, perché alla fine oggi quello sport lì è uno sport da ricchi. Se uno ha una famiglia con 2 figli, vuole fare un weekend a Sestriere, andare a sciare, spende 400 euro ogni giorno. Io mi chiedo chi è che possa permettersi, lo fai una volta all'anno, se riesce a permettere, ma poi non è più lo sport di massa che era quando appunto ero ragazzo io, si faceva settimana bianca, si stava su, è diventato una cosa sempre più elitaria proprio perché aumentano i costi e diminuisce il periodo in cui è possibile tenere aperti questi impianti. E il terzo è il cambiamento culturale, forse il cambiamento più positivo, nel senso che anche i turisti, i frequentatori della montagna iniziano a non averne più tanta voglia di fare quella vita lì. Io vedo dei miei figli che adesso sono adolescenti, cioè se io gli proponessi quel che veniva proposto a me, cioè di fare la settimana bianca, di fare una settimana in cui la sera ti mangiavi il brodino perché la mattina poi dovevi andare a sciare appena arriva e poi fino alla sera per sfruttare il giornaliere, sono cambiati i tempi, quindi non forse, no? Quindi questa monocultura non regge più. Io vedo che loro a volte vogliono andarsi a fare una passeggiata, altre volte vanno in bici e poi vanno, cioè è proprio cambiato un po' il modello di funzione della montagna. Questo forse è una cosa positiva. E questi 3 fenomeni hanno fatto sì, come dicevo prima, che sia la fine del fordismo alpino, la fine del turismo di massa, perché il modello è un modello insostenibile, no? Si dice oggi è re nudo, e sì, perché si vede, si è visto nelle ultime 2 stagioni, purtroppo il sistema non regge più. E allora cosa succede? Che in qualche modo avviene una dicotomia all'interno delle stazioni sciistiche.
piemontesi, tutto l'arco alpino. Cioè, ce ne sono alcune, quelle grosse, quelle diciamo della neve firmata, come dice Corona, che devono rilanciare continuamente, perché il turismo di massa lì si trasforma in turismo della globalizzazione. E allora si mira ai certo per la neve, e allora si mira a un turismo che arriva dalla Russia, adesso tanto dalla Cina, da altri paesi lontani, che comunque conosce ben poco della realtà in cui va a sciare. Cioè allora andare a sciare a Sestriere, più che a Kranjska-Gora o più che a Gramsci, è uguale. Ma dove vanno? Vanno dove gli impianti sono, diciamo, più avveniristici, dove si rilancia, dove c'è un dominio schiavo più largo. E allora lì, diciamo, la concorrenza, la battaglia tra queste realtà si fa dura, bisogna investire un sacco di soldi. E allora vediamo questo tentativo di collegare, ad esempio, il Monte Rosaschi con Cervino S.p.A. attraverso le valle delle Alpi Bianche. Cioè, oggi no, si pensa a queste infrastrutture di andare in qualche modo a impattare su dei luoghi che invece avrebbero tutte le prerogative per essere dei luoghi incredibilmente fruibili, no? E quindi molto pericoloso. Però sono modelli che se non rilanciano continuamente, lì si parla comunque di SPA, si parla di società che quotate in borsa, quindi devono rilanciare quel modello lì. E comunque guardate bene che tutta la comunità gli si stringe attorno, perché tutti quelli che hanno un'attività lì comunque sono legati a questi impianti, e quindi non è banale, cioè andare ad agire. Dall'altra ci sono le realtà medio-piccole. Le realtà medio-piccole non hanno futuro. Cioè allora alcune, io ho presente degli esempi vicino alla Vistura, altre realtà se ne rendono conto e stanno cercando di capire come attuare questa transizione, diversificare l'offerta, spingere sulle mezze stagioni, visto che no, ci sono le mezze stagioni sono più belle, ed è, tra l'altro ottobre, ma la primavera, ma anche l'autunno è una delle stagioni più belle in montagna, ultimamente comunque ci sono dei periodi molto più lunghi. Quindi offrendo anche un turismo, quello che chiamano il turismo esperienziale, come volete, però più vicino a quello che è un po' il senso del limite, no? Che la montagna ci impone, ci fa vedere. E quindi stanno cercando di intraprendere queste strade. Altre invece si traduiscono, e allora lì in qualche modo c'è quello che Wanda Bonardo chiama l'accanimento terapeutico. Wanda è la responsabile di Alpi delle Gabbiette. Cioè, l'accanimento terapeutico vuol dire che usano soldi pubblici di tutti noi per tenere in piedi delle realtà che non hanno futuro. Ora, gli ammortizzatori sociali sono... dei 22 bacini idrici che stanno facendo per l'innellamento programmato in Piemonte per impianti agli stati di 2000 metri, dove nessun privato investe più un euro e noi ci mettiamo i soldi pubblici. Queste cose qua, secondo me, non è più il momento di farle, soprattutto con una risorsa come quella dell'acqua, che vediamo oggi che è sempre più in crisi, allora bisogna razionalizzare, bisogna farlo in un certo modo. Ecco, in questa dicotomia le piccole e medie realtà sono disposte, cioè sono destinate alla chiusura, e allora uno dice, questa tra l'intervento che mi ha preceduto e il mio, ci gettiamo nella disperazione. Effettivamente questo periodo di antropocene è un periodo che va in qualche modo almeno affrontato, ma noi abbiamo cercato di andare proprio nel nostro reportage a parlare con le comunità, dentro le comunità, per capire, perché è proprio delle comunità che si può ripartire su questa realtà. È lì che si trovano degli esempi positivi di questa transizione, delle idee di proporre la montagna in un altro modo, partendo magari non solo dall'offerta turistica, ma partendo proprio dalla comunità, dal far vivere una comunità che solo dopo produttiva, che crea socialità, che solo dopo diventa anche attrattiva per molte persone che vanno a vederla. E allora, certo, il turismo diventa un aiuto, perché comunque poi se tu fai dei prodotti di qualità, che siano formaggi, che siano coltivazioni, poi in qualche modo se riesci a venderlo anche a un flusso di turisti, ti aiuta a portare avanti la tua attività. Per cui questa è una cosa che sta succedendo. Però bisogna capire che andando a visitare l'Appennino Toscanigliano,
dove ci sono queste stazioni come Corno delle Scale, Betone, che sono veramente in uno stato disastroso. Quando Alberto Tomba inizia la Coppa del Mondo, tutti parlavano della Betone, di questi luoghi che erano un simbolo. Adesso sono veramente, veramente in crisi, cioè sono economie che... E allora parlavo con Giovanni Tenegi di Confcooperative, che è uno degli artefici delle cooperative di comunità, le prime che sono nate lì proprio sulla prima Tosmigliano. Lui diceva, quei crateri lì, vedi quei crateri che rimangono, questi traicci arrugginiti, no, al vento, che vedi lì, questo cratere non verrà riempito da nulla, perché non esiste un'industria che riesca ad avere un giro economico come quello di scendere e discesa, non esiste. Non è la mountain bike, non sono il ciascuno, non esiste. Perché comunque effettivamente lo scendere e discesa creava un indotto economico potentissimo. E quindi a fronte di quello che lì, che rimarrà un po' come uno scheletro, no? A memoria per quanto riguarda il rapporto tra il senso del limite e la crescita infinita, no? Che in montagna non è possibile attuare, accanto a quello saranno tanti soggetti minuti che cresceranno e pian pianino in qualche modo renderanno vivibili questi territori anche grazie all'appoggio del turismo, di persone che frequentano, di visitatori che frequentano quei luoghi. E qui bisogna proprio pensare al cambiamento di paradigma, no? Tante volte dice cambiamento di paradigma, cambiamento di paradigma. È proprio quello, non pensare che arrivi la soluzione di un'altra industria che entra nel cratere e no, finita quella inizia un'altra. Non è possibile. Non è possibile perché non esiste e soprattutto in realtà come la montagna il modello monoculturale è un disastro e oggi lo vediamo in alcune di queste comunità il modello monoculturale della scia discesa è riuscito a far piazza pulita di tutto ciò che poteva essere un'imprenditorialità locale, delle nuove idee, cioè comunità che per 30 anni hanno sfornato spiattellatori di skilift, oggi fanno fatica a trovare delle altre strade. E allora forse solo diciamo cercando di metterle in connessione con un'altra realtà dove invece questa transizione la stanno attuando, è possibile trovare una soluzione. E questo un po' abbiamo visto in questo nostro viaggio. Le presentazioni che stiamo facendo in giro di questo lavoro servono anche a questo, nel senso che stiamo cercando di mettere in contatto tante realtà. E nelle ultime 3 settimane sono stato invitato dal coordinamento del Monte San Primo nel triangolo alario sopra il lago di Como, tra Lecco e Como, dove un comitato è nato perché lì vogliono fare l'ennesimo impianto al di sotto dei 2000 metri, facendo un bacino per la neve programmata, fuori tempo massimo, perché non ha futuro, quella roba lì non può essere. Sono stato al Passo del Tonale, dove c'è un coordinamento del Tonale, perché anche lì vogliono fare un nuovo collegamento che vada in Trentino e la gente si oppone. Siamo stati in Appennino, dove un altro Appennino è possibile, sta combattendo contro questo collegamento tra la Doganaccia in Toscana, che viene su fino a Corno delle Scale in Emilia. Ecco, in tutta Italia fortunatamente si stanno creando queste realtà che in qualche modo si oppongono a questi progetti che non solo non hanno futuro, ma in qualche modo impegnano anche il futuro di tutti noi, perché almeno di solito metà, se non di più, sono soldi pubblici che vengono utilizzati per questi progetti. E allora forse è veramente il momento di parlare di queste cose e di fermare queste cose. Sono piccole cose rispetto a quelle che dicevi tu, però bisogna anche iniziare da lì, perché davvero se no non si finirà mai. E questo appunto il messaggio di speranza, però, sono prima di tutto queste realtà che si organizzano e poi questa molteplicità di soggetti minuti che veramente tirano fuori delle idee. Ci sono tanti esempi nel libro, ad esempio c'è una vecchia stazione vicino Lecco, i piani di Artavaggio, dove il comune ha rilevato gli impianti, ha rilevato la funivia di arroccamento che arriva su questo altipiano e ha smantellato completamente gli impianti che c'erano. Oggi è diventato in qualche modo un paradiso della rinaturalizzazione che ha più persone di prima che vanno a passeggiare, vanno con le ciaspole, vanno con le pene di foca e comunque dei 2 rifugi che c'erano prima adesso ce ne 4 che cercano oltretutto di proporre le realtà delle produzioni locali. Ci sono 2 margari che propongono formaggi, ci sono
sta cercando di riportare la segale, tutta una serie di cose. E questa è una cosa che interessa moltissimo un certo tipo di cultura turistica nuova che sta venendo fuori. Il cambiamento di paradigma è questo. Prendiamo il Piemonte. In Piemonte ci sono 320 comuni alpini, più o meno. La realtà della cima discesa ne interessa 62, 73, qualcosa del genere. E quindi è molto concentrato. La realtà invece del turismo esperienziale, quindi un bed and breakfast, un'azienda agricola, praticamente c'è in tutti. C'è in tutti questi 300 fisca comuni. Quindi ecco, ovviamente sono numeri più piccoli, non sono paragoni, però forse è meglio distribuire meglio queste realtà che non concentrarle con dei progetti di crescita infinita che mal si adattano a quella che è la realtà alpina. Io mi fermerei qua perché non vorrei stordirvi con questo, insomma, un lavoro che mi ha già appassionato e quindi avrei tantissimo da raccontare, però se qualcuno di voi volesse dire qualcosa, intervenire, chiedere, io sarei anche contento per non fare un monologo. Insomma. Grazie mille, è stato davvero molto interessante e adesso lascerei spazio al pubblico se ci sono delle domande, degli interventi, degli spunti, anche non so, magari un commento rispetto alla giornata di oggi. Comunque oggi si è tenuto lo Super Globale per il Clima, a Torino sono state fatte diverse azioni. Altre tappe legate alla crisi.
anche con lo strumento bellico e per ultimo nell'ottica di voler allargare dei mercati di profitto, insomma, ambientandosi di fatto le crisi che possano trasformare, accelerare le evoluzioni del capitalismo in qualche modo. E ad esempio anche in attacco a questo le istituzioni della formazione come discorso proprio legato alla riproduzione delle persone che possono essere diciamo ben inserite in un tipo di società come quello che si delinea oggi con queste crisi, quindi una persona che insomma non riesce a fare un ragionamento critico, che è completamente servita a certi modi di sfruttamento di lavoro e che assume un certo tipo di nozioni che rendono la concezione del sistema in cui viviamo come naturale. E quindi insomma anche negli ambiti della formazione sicuramente riuscirà a lottare per la produzione di appunto un tipo di formazione sulla telerizzazione diciamo che parta da altri presupposti e che possa veramente formare una persona in grado di avere, cioè, per dirla banale, buon senso e capacità critica rispetto al mondo in cui viviamo. E poi diversità, insomma, c'è un ulteriore discorso, cioè quello della valorizzazione, che poi è anche l'utilizzo finanziario, economico, politico internazionale che si fa delle competenze che vengono di fatto rubate alle persone che vivono all'università e in qualche modo provando a formare alcune persone, in realtà lavorano per accrescere dei mercati, delle tecnologie che poi insomma hanno utilizzi tutt'altro che utili per le persone che vanno a curre. Questo era insomma per dare un po' di dati, cioè di elementi rispetto anche al discorso più politico su ciò che noi ci abbiamo intrapreso. Poi da qui insomma a una settimana anche di comunicazioni, questo presidente secondo me insomma anche portando insomma questi discorsi molto alti alle nostre altre studi, poi troviamo degli aspetti molto materiali su cui poter iniziare quantomeno a incidere e a problematizzare queste questioni. Va bene, grazie a tutte e tutti per essere venuti. Il festival appunto andrà avanti anche domani e dopodomani e poi venerdì, sabato e domenica prossimi. E questa sera ci sarà il vernissage della mostra organizzata dalla Lab47. Sì, ovviamente cercare di fare il quadro di una problematica come questa così in breve è impossibile. Io cercavo proprio di far capire che
antropocene è un termine che indica un cambiamento epocale della situazione umana che non può essere etichettata a secondo di una lettura specifica. Vi spiego meglio. Nasce con la rivoluzione agricola, in parte si può anche dire così, nel senso che da 10.000 anni a questa parte un animale ha cambiato completamente la sua attitudine nei confronti della natura, ha cominciato a dominarla. Questo sembra una cosa da poco, ma nel giro di pochi millenni ha determinato, per esempio, l'origine delle malattie. La grandissima parte delle malattie infettive è nata dalla rivoluzione agricola, perché la rivoluzione agricola ha portato a trasformare gli ecosistemi microbici, a utilizzare gli animali, a vivere con loro, a prendersi dagli animali, per esempio, malattie come la tubercolosi, il morbillo, il vaiolo, eccetera. Quindi comincia da lì. Seconda ipotesi, beh sì, fino a un certo punto, perché ancora quello era contenibile, dubbi su questo, le deforestazioni, l'impero romano, per esempio, ha deforestato l'Europa. Quindi chiaramente questo significa che più aumenta la possibilità da parte del potere di utilizzare degli strumenti tecnologici potenti per sfruttare la natura, più lo si fa. Quindi questo è già un secondo passaggio importante. Terza possibilità, no, ma tutto cambia con la rivoluzione industriale. Perché? Perché la rivoluzione industriale trasforma la vita di gran parte dell'umanità, per cui noi non siamo più dentro la natura, ma siamo in città, sempre meno, più distanti dalla natura, una piccola parte dell'umanità vive ancora la natura, gli altri sono sempre più asserviti al mondo delle macchine. Questo è un punto fondamentale che inizia 200 anni fa, ma che poi drammaticamente col fordismo, col tipo di evoluzione delle industrie, diventa preponderante. Collegare questo a una lettura, per esempio, marxista ha un senso? Anche sì, se vuoi, ma nell'ipotesi in cui Marx, che vive comunque dall'anno 1818 per 70 anni, quindi in un mondo totalmente diverso, usa le categorie che gli sono a disposizione per spiegare il mondo, quindi interpreta il capitalismo indubbiamente come nemico. Ha senso? In qualche modo sì, 180 anni fa. Molto meno al momento in cui il capitalismo si concentra nelle mani col neoliberismo di alcune, chiamiamo le cricche, di potere, che a questo punto non solo utilizzano il potere finanziario, ma hanno in mano, e questo fa sì che a questo punto dovrebbe cambiare la concezione, non è in modo generico, anzi è molto più specifico quello che vi sto facendo. Trasformare non solo la natura ma addirittura gli esseri umani. Qui non lo puoi più fare una lettura di tipo puramente politico. Il problema non è più indicare, per esempio, le classi agiate come responsabili e le classi, per esempio, il proletariato di cui parlava prima Marx e poi Lenin, come la classe che si può opporre. Perché di fatto sia gli uni che gli altri sono entrati globalmente in una trasformazione che è stata più grande, più forte, più potente di loro senza neanche rendersene conto. Perché della tecnè e nella tecnè non solo siamo entrati tutti, ma crediamo o abbiamo creduto quasi tutti nel fatto che la tecnè avrebbe migliorato la nostra vita. Non ci siamo resi conto che era un rischio enorme affidarsi totalmente alla tecnologia. Al momento in cui, e siamo veramente arrivati a 30 anni fa, chi ha in mano le leve del potere condiziona la ricerca, la scienza, la sua applicazione, la sua divulgazione, quindi la formazione di informazione, non c'è stato più nessun tipo, non dico di critica, ma neanche di consapevolezza, né da parte di chi nell'ambito scientifico lavora, la grandissima parte di noi, né da parte di chi ha utilizzato la scienza per capire che la scienza, e quindi legata alla tecnologia al potere, è diventata un'arma mostruosa come potenza. E al momento in cui
le tre applicazioni più potenti, cioè le biotecnologie genetiche, quindi la possibilità di cambiare, diciamo, la programmazione genetica degli organismi, le nanotecnologie applicate più o meno in campo sanitario, ma addirittura nel campo cyber, e quindi l'intelligenza artificiale intesa come informazione diretta che entra nei cervelli, stanno applicandosi, non è più un problema di descrivere su un piano puramente politico di classe quello che sta succedendo, è creare a livello possibilmente planetario la consapevolezza che quello che sta succedendo è qualcosa di estremamente diverso e nuovo, individuare la potenza di questo gruppo dominante e di queste tecnologie e riuscire a diffondere nella gran parte di persone, ma non in un secolo, ma in pochi anni, la consapevolezza che bisogna rifiutarsi sempre di più di utilizzarla questa tecnologia e di esserne in qualche modo portatori più o meno diretti, e quindi bisognerebbe riuscire a fare in modo che nell'ambito della formazione, dell'informazione, dei media, della scuola e perfino di chi si occupa di scienze si creasse questa informazione, in modo tale che dopodiché possa anche essere diffusa e la gente capisca che questo potere fa sul serio e che nel giro di pochi anni ci potremmo provare a essere trasformati tipo Blade Runner o Matrix. Questo è il punto. Tu non fermi Blade Runner o Matrix semplicemente con una più o meno illusoria, anche dico potenziale, presa del Palazzo d'Inverno, capisci? Non è più quello il punto. Il punto è fermare Matrix, il punto è fermare Blade Runner. Non so se conoscete questi film. Sono modalità per vedere una realtà che sembrava fantascienza, ma che invece si sta realizzando. Come la fermi il Marte di Sorrento? Prendendo il Palazzo d'Inverno? No, non lo fermi così. Lo fermi diffondendo in milioni e poi, speriamo, in miliardi di persone la consapevolezza che bisogna rifiutarsi di stare al gioco. Ci riusciremo? Non lo so, ma sicuramente non con una interpretazione di tipo politica tradizionale o facendo leva su quello che sono gli strumenti di una democrazia che è totalmente condizionata al servizio. Non so se ti ho risposto, ma insomma io così riesco a rispondere un po' più. Ci sono altre domande e altri interventi? Molto simile a quella che possiamo sperare, cioè di gente che ha rifiutato l'estrema tecnocrazia e ha creato delle comunità che vivono ancora come natura. È chiaro che questo è uno degli argomenti che in fondo riuniscono le due
letture di oggi che sembrano molto distanti. Una guarda al macrosistema e all'evoluzione storico-politica nei secoli, l'altra fa un quadro specifico, però il quadro poi realistico è potenzialmente politico nel senso alto. È come possiamo immaginare una resistenza capillare a livello planetario se non da un lato costruendo una rete di gente che torna a vivere al di fuori di quel sistema e dall'altro creando una formazione di informazione di livello che possa consentire a chi fa informazione e formazione di dire attenzione, la tecnocrazia e la tecnologia sono diventate pericolose. Questi due aspetti sono due facce della stessa strategia che speriamo di poter in qualche modo modificare. Sì, sono d'accordo, perché se prendiamo ad esempio la questione dell'acqua di cui si parlava prima, è emblematico. Cioè, l'acqua è vita, no? L'ecosistema, ad esempio, nostro, delle Alpi, della Pianura Padana, per l'acqua dipende dalle montagne. E allora anche questa cosa della scomparsa dei ghiacciai, che qualcuno dice, ma sì, cioè quelli sono ecosistemi che ci sono da milioni di anni. Cioè ormai i tempi storici e i tempi biologici si stanno avvicinando, il tempo storico è il nostro, la nostra vita, la nostra breve vita, no? Su questo. E i tempi biologici una volta erano lunghissimi. Adesso io l'altro anno sono andato con mia figlia su Roccia Melone a fare un giro e volevo fargli vedere il liceo di Roccia Melone, per qualcuno che lo conosceva. Cioè era un po' che non andavo, perché era una città che visse, ma il numero di volte. Però bene, insomma, siamo andati, ci siamo affacciati di là, non c'è praticamente, non esiste più, non esiste più. E me lo ricordo io quando ero ragazzo, ho salito con mio papà. Quindi ormai c'è memoria di una breve vita, no? Questa accelerazione è pazzesca, fa un po' paura. Però, allora, prendiamo l'attimo, che è la questione delle reti. Oggi, in questo ecosistema, che sono le Alpi, la Pianura Padana, ma direi tutta l'Europa che sta attorno alla costa delle Alpi, è un sistema, cioè è un problema metromontano. Allora, la metromontagna, che è una cosa a cui stiamo lavorando con l'associazione di Slivelli, che io dirigo, che tiene insieme comunicazione e ricerca, è, come dire, un concetto che dice che bisogna riallineare in qualche modo i rapporti, le reti che ci sono tra i territori. Cioè non esiste più noi e loro. Noi montanari, cazzo volete voi, venite a spiegarci come dobbiamo vivere, noi no, voi non capite niente, dovete fare così. No, non esiste più questo concetto noi e voi. Cioè ormai viviamo in un territorio completamente connesso e allora bisogna veramente l'acqua, il discorso dell'acqua è un discorso metropolitano. L'acqua non è né chi vive su né chi vive giù, ma bisogna insieme trovare il modo migliore per utilizzare questa risorsa che fa parte di un ecosistema che in questo momento è in crisi, perché il cambiamento climatico sta veramente accelerando dei fenomeni che una volta succedevano molto più lentamente, e quindi noi dobbiamo reagire molto più lentamente, cioè molto, scusate, più velocemente, perché appunto i tempi si accorciano. E questo è proprio un esempio del lavorare in rete. La rete non è più solo locale, ma deve essere veramente una questione metropolitana per quanto riguarda l'ecosistema delle Alpi e della nostra Europa. Grazie. Altri interventi? Se no, direi che possiamo concludere qua e ci vediamo nei prossimi eventi del festival.